corti ragazzi dal Davos 1903. Si chiude con una roboante sconfitta la trasferta della Cremonese a Pisa. Una sconfitta brutta, un brutto KO perché è arrivato contro una squadra concorrente per le zone altissime della classifica, che è passata dal terzo al primo posto, dove al terzo posto si trova adesso la Cremonese a 53, Brescia 54 e Pisa 55. Perdere a Pisa, vabbè, ci può stare, però secondo me non è la partita che dovevi perdere. Spero che questa partita non abbia un contraccolpo psicologico perché tre sono tante, ma potevano essere anche di più se devo essere sincero, perché il Pisa ha avuto tante occasioni. Tante occasioni le abbiamo avute anche noi, pochissime. Ma d'altronde i rigori noi, cioè, cazzo, ragazzi, questi punti pesano, questi rigori sbagliati pesano. Sbagliarne uno su 5, no, 2 su 5 va bene, ma 4 su 5, no, alla fine le paghi queste cose. Le paghi e non ci voleva. Non ci voleva. Oggi ho provato a tirarlo Zanimacchia, niente, ha sbagliato anche lui. Niente. C'è da resettare tutto e, già e riscattarsi già assolutamente mercoledì in casa col Pordenone, perché sembra una partita scontata, ma assolutamente non voglio sentire questa cosa, perché se, non so se vi ricordate, doveva esserlo anche all'andata. Infatti al 93esimo Zamarini, ecco. 2-2 al 93esimo di Zammarini, quindi non ci sono partite scontate, ma dobbiamo subito reagire, dobbiamo farlo mercoledì in casa col Pordenone. Per quanto riguarda la formazione, sì, è vero, facile parlare a risultato finito, a partita finita, però secondo me già dall'inizio è stata un po' troppo spregiudicata, perché Gaetano e Fagioli nei due di metà campo, comunque, nel senso, chi è che difende? Infatti il Pisa qualche ripartenza veloce l'ha fatta e noi l'abbiamo subita e l'abbiamo sentita questa cosa. E secondo me è male ancora Rafia, però ragazzi, Pecchia lo vede, continua a farlo giocare, quindi lo vede. E vabbè, almeno si è rivisto in campo buon aiuto, speriamo che rientri a pieno regime al più presto possibile, perché c'è bisogno di lui, anche se oggi è entrato e non ha fatto una grandissima partita. Poi sul 2-0, se non mi sbaglio, del Pisa, su un bel cross di Valeri Baez, 2 metri dalla porta, vabbè, non era facile, però poteva fare meglio. Cioè, aveva tutto lo specchio della porta vuoto, Nicolas era ancora a sinistra e lui era a destra con lo specchio della porta praticamente vuota e l'ha calciata sopra la traversa. Niente da fare. Una Cremonese che ha giocato un po', forse negli ultimi 20 minuti, ha spinto un po' di più negli ultimi 20 minuti. Però complimenti al Pisa. Cioè, noi abbiamo giocato, secondo me noi abbiamo giocato male, ma complimenti al Pisa perché, vabbè, è primo, non per caso, e segnargli è difficile. Cioè, una squadra comunque rognosa, è compatta, e segnare è veramente difficile a Pisa. Ripeto, brutto KO, non ci voleva, perché ragazzi abbiamo perso, sì, Brescia e Lecce hanno pareggiato, ma quelle sotto, Benevento, Monza, Frosinone, Ascoli, Perugia e via via, hanno vinto tutte, quindi il margine si è sempre più ristretto. Il Benevento, anche sì, non so se l'ho detto o no. Niente. Non mi resta che dire, speriamo che, no, mercoledì deve andare assolutamente meglio, dobbiamo portare a casa i 3 punti perché dobbiamo riscattarci subito, subito, subito. Le partite che mancano sono 9 e quindi la situazione inizia ad essere un po' scottante, ecco. Niente, ci vediamo mercoledì, probabilmente sarò allo stadio e niente, a mercoledì per un nuovo video. Ciao ragazzi, sempre Forza Crema.